Grave lutto nel mondo della musica, è morto infatti proprio oggi, 22 novembre 2021, il grande Paolo Pietrangeli. Chi era costui? Era un famoso cantautore, un regista, uno scrittore, ma anche uno sceneggiatore italiano. Era nato a Roma, la città eterna, il 29 aprile del 1945. Si è spento oggi, il 22 novembre dell'anno 2021. Era un personaggio, diciamo così, di spicco per quanto riguarda sicuramente l'ambito della scrittura e aveva solo, diciamo così, 76 anni di età. Si era dedicato anche alla regia, infatti fu regista col Maurizio Costanzo Show di Amici di Maria De Filippi. È stato Maurizio Acerbo, da come si legge sul web, a informare tutti della grande perdita che purtroppo c'è stata. Pietrangeli legò il suo nome alla canzone popolare e alla contessa in maniera particolare, dopo una stagione però dedicata alla regia cinematografica, si è dedicato alla regia TV, ripeto, nel Maurizio Costanzo Show e Amici, il talent show di Maria De Filippi. Era il gigante buono, così veniva etichettato, sempre ironico, sempre brioso, sempre col sorriso stampato sulle labbra. Insomma, un pilastro del cinema, o meglio della regia, ma anche e soprattutto della musica, se ne va via a 76 anni di età. Questo video non vuole ledere la privacy di Pietrangeli Paolo, né della famiglia Pietrangeli, a cui mando la mia più sentita vicinanza e porgo le mie più sentite condoglianze, ma solo informare eventuali persone del fatto che oggi, 22 novembre, si è spento Paolo Pietrangeli. A voi un saluto caro, ripeto, sottolineo, non voglio ledere la privacy di Paolo Pietrangeli né della famiglia Pietrangeli, ma solo informare persone, entità umane. A voi un saluto caro, alcune informazioni sono state prese liberamente da Wikipedia, la libera enciclopedia, priva di copyright. Grazie a voi, un saluto caro, Pietrangeli Pietro, riposi in pace, amen.